Zafò, in collaborazione con Damiano Concessionaria Pneumatici, in via Bari chilometro 3, a Foggia. Da Dario Porte Blindate, via di Salsola 28, a Foggia. Bonfitto Gioielli, via Lanza 18A, Foggia. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno Seconda Traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Louis Mar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, Tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Scritte tante di canzoni e tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zafò, 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 assieme tutte quante a cantare. Zafò, 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 o campo che se no che fine fa. E forse cia cia cia, e noi la mabriaca, un coro riempie il cielo, tutto quanto ma cantà. Zafò, 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 assieme tutto quanto a cantare. Zafò, 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 o campa che se no che fine a fa. Zafò, zafò, assieme tutto quanto a cantare. Zafò, 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 zafò. Buonasera, abbiamo cominciato con i cori che hanno accompagnato il fischio di chiusura dell'arbitro nella partita di Melfi, che ha consentito al Foggia di balzare al primo posto in classifica e di conservarlo grazie alla sconfitta a Matera dell'ex capolista casertana. Buonasera a tutti, siamo alla 22esima puntata di Zafò, sono le 21.14 in diretta dallo studio 1 di Teledauna. Al mio fianco Anna Pia Masciaveo, ho detto giusto, sì. Bene, una delle candidate al concorso di Miss Rossonera 2016, che mi aiuterà come sempre nella conduzione di questa brillantissima puntata, perché finalmente il Foggia è riuscito a agguantare la vetta e ad agguantarla in solitaria. Naturalmente la puntata è ricca di argomenti, di immagini, di spunti, ma andiamo per ordine, cominciamo a presentare i nostri ospiti. Anna Pia. Allora, alla nostra sinistra abbiamo Armando Borrelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati. Ciao Armando. Eccolo. Poi abbiamo Alberto Mangano. 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 Buonasera. Mannaggia Mangano. E poi qui, e poi, questo è un altro pericolo. Già, vediamo. Giovanni Bucaro. Oh, almeno su Giovanni ci siamo salvati. Grazie mister per essere qui con noi. Alla destra invece chi abbiamo? Allora, Giuseppe Di Bari, direttore buonasera sportivo Foggia Calcio. Buonasera, grazie direttore, grazie per aver accolto il nostro invito.
E poi abbiamo Pietro Favorito. Un ritorno. Buonasera. Di Pietro Favorito, che è autore del libro illustrato sul Foggia, Elfio e i Satanelli, del quale abbiamo già parlato in passato quando è uscito il primo numero. Adesso sta per uscire il secondo. E tra l'altro mi ha favorito, devo dire, e per la prima volta nella mia storia sono finito anche io su un fumetto, su un libro illustrato. Poi vedremo qualche immagine, qualche disegno. Il tema che questa sera lancia, dobbiamo andare veloci stasera perché abbiamo davvero tante cose da dirci. Alberto Mangano, il tema che lanci in questa puntata, allora, mi sembra sera, ovvio. Ieri sera il nostro amico collaboratore Francesco Ricci ha fatto uscire una foto con un mio cartello dove dice "Salute da capoliste". Ormai tu questa stagione sei strettamente vincolato ai cartelli, esatto, quindi non ti puoi tirare. Era un fotomontaggio, ma che io condivido. Quindi. Poi però, mi sono sentito anche con Sergio Di Corci, che mi aveva suggerito un altro cartello, e lo dico: dice Pasquomo Avast. Ecco, perché insomma ha fatto il suo. Per Pasquale, intendiamo Pasquale Padalino. Che facendo il suo dovere ha fatto un piacere, sì, anche a Foggia, battendo la casa. Sergio Sappiano è stato collaboratore per tanto anni. Cioè, lo salutiamo, Sergio Di Corci, speriamo di averlo presto ospite della nostra trasmissione. Io stesso mi sono sentito con Pasquale e gli ho detto: finalmente riesci a vincere anche senza i miei pantaloni. La gente ricorderà, insomma, c'era un qualcosa di scaramantico. Allora io per non accontare. Vabbè, però io voglio raccontarla con tu, mi strombi. No, scusa. Va bene. La fretta mi hai messo l'ansia, sto già sudando, e allora voglio andare subito col cartello. Allora, stimo buono ando stima. Inteso che il primo posto va insomma, bene. Va no, bene. Siccome stimo buono, abbiamo accontentato sia quelli che dicono che dobbiamo essere la capolista e salutare la capolista, sia quelli che dicono: Pasquale, stai tranquillo perché vogliamo continuare a stare al primo posto. Anche in prospettiva della prossima gara, che esatto, lo ricordiamo, sì, si giocherà lunedì. È stata posticipata perché era programmata per domenica, ma domenica Foggia ospiterà le reliquie di Padre Pio, di San Pio, e quindi per motivi organizzativi e di ordine pubblico si è pensato di spostarla a lunedì alle 18, la partita così importante Foggia-Matera. Noi andremo in onda regolarmente, faremo tutto di corsa, ma alle 21:10 saremo sempre qui pronti a raccontarvi quello che è accaduto allo Zaccheria tra Foggia e Matera. Detto questo, ricordiamo come al solito che alle 22:30 dopo Zafò ci sarà Zafò 13:30 per dare spazio alle vostre telefonate, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa. Ospite con me di questa puntata sarà il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, che intanto è già qui con noi ed è pronto a rispondere alle nostre domande. Con lui faremo il punto della situazione della classifica della Lega Pro Girone C, ma parleremo anche del mercato che ha chiuso i battenti soltanto 7 giorni fa, e faremo un po' un riepilogo di tutti i movimenti di tutte le squadre, soprattutto quelle che sono maggiormente coinvolte, così come il Foggia, per la lotta alla promozione in Serie B. Ricordiamo sempre che c'è la possibilità di votare i vostri beniamini sul sito calciofoggia.it nel pagellone, che oltre poi a dare la stura a quello che è il top rossonero a fine campionato, ma ricordiamo che abbiamo ancora da dare un orologio al meglio classificato nel girone d'andata, che è Angelo, alla fine del girone d'andata, quale top rossonero del 2015 per la prima parte di questa stagione. E ricordiamo anche che c'è il sondaggio. Alla fine di questa puntata il primo nel pagellone risulterà anche essere il migliore in campo, e quindi per lui la possibilità in tutta questa settimana, se la risparmia, però dobbiamo dire, perché la squadra è già partita alla volta di Agrigento, perché mercoledì si gioca la partita dei quarti di finale ad Agrigento tra Akragas e Foggia, quindi la squadra è già partita, quindi lui marca fè, si risparmia almeno il 50% della colazione per due persone, colazione. Che vincerà il primo in classifica, credo sia Agnelli. Sì, al momento in testa è Agnelli. Poi grande prova, grande prestazione. Sì. Seguito dallo Iacono, 6,95, Agnelli a 7,16, Angelo a 6,94. Ci torneremo sul pagellone nel momento in cui parleremo della partita del Foggia, ma intanto lanciamo anche il sondaggio di questa settimana, così diamo la possibilità agli amici da casa anche di esprimere un proprio parere qualora non l'abbiano ancora già fatto. Perché il Foggia in questo periodo sta raccogliendo più punti fuori casa? È casuale, 34%, 139 voti.
È più facile battere fuori casa squadre di bassa classifica, 25%, 104 voti, poi molto vicine al 19% e al 14% rispettivamente. Alcuni calciatori subiscono le pressioni dello Zaccheria e metamorfosi della squadra ora più adatta al gioco in trasferta, altro 8%. Beh, perché questo sondaggio? Perché nelle ultime 4 trasferte il Foggia ha sempre vinto, purtroppo nelle ultime 3 gare casalinghe invece il Foggia non è andato al di là del pareggio. Ecco che il trend in questo momento è questo. Abbiamo chiesto a voi di dare un parere, così come lo chiederemo fra poco ai nostri ospiti in studio, ma lo faremo subito dopo il primo break pubblicitario. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato, sicuro, inviolabile. Porte blindate Daddario, è un investimento sicuro. Perché scegliere carni affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Concessionario ufficiale di gioielli dei marchi più importanti quali Comete, Ambrosia, Michiko, 1R, Boccadamo. Rivenditore autorizzato di orologi importanti alla moda come Calvin Klein, Princeps, Chronotech, Fossil, Hello Kitty. Bonfitto Gioielli in via Lanza 18 a Foggia. www.bonfittogioielli.it. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da €9,90, senza rinunciare alla qualità. Puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. E allora, siamo di nuovo in diretta. Mostriamo a Napia questa maglia che è la maglia della capolista con su uno sponsor da capolista. Tra l'altro, oltre che essere sponsor della nostra trasmissione, salutiamo naturalmente tutto il gruppo Tamma e i fratelli Sannella. Allora, vogliamo ricordare, adesso guardiamo anche, così ricordiamo che San Valentino ormai è alle porte domenica prossima e noi vi diamo un punto di riferimento importante sia a pranzo che a cena. Mostreremo adesso il menù del nostro amico Jimmy della Garbatella, perché Anna Pia? Allora, leggo? Sì, vai. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico 4 Porte, a Foggia. Imperdibile offerta per San Valentino sia a pranzo che a cena. Menù completo a €35,
a base di carne o di pesce. Ecco, noi vi abbiamo mostrato i due menù, poi potete scegliere, il prezzo è sempre quello, vi assicuriamo che la cucina è eccezionale. Andiamo avanti, allora il nostro, uno dei nostri giornali, la nostra personalissima rassegna stampa, cominciamo con Tutto Zafò. Ci siamo, amo, questo c'è un doppio senso su questo, ci siamo, perché c'è l'eco che solitamente si sente quando si è in vetta, e quindi Foggia in questo momento è in vetta, e poi anche perché questo amo ripetuto significa che noi amiamo stare, in, no, tu hai detto non ci spostiamo più, quindi no, noi amiamo restare. No, ringraziamo naturalmente Francesco Rizzi che l'ha realizzato, Ricci, che mostra in questo momento proprio Mister De Zerbi che è riuscito a piantare la bandiera rossonera in vetta proprio. È una vetta, non sappiamo di quale vetta si tratta, a noi interessa sapere che la vetta, quella più importante, è quella del girone C di Lega Pro. Perché? E godiamocela questa vetta, perché adesso vediamo i risultati che hanno prodotto questa classifica e poi vedremo anche la classifica stessa. Sì, è una giornata molto importante appunto per questo cambio in vetta. L'Acragas ha trovato la terza vittoria consecutiva dopo il cambio dell'allenatore, espugnando Catanzaro. Matera battuto di Padalino, ha battuto per 2-1 la Casertana in rimonta. Il Benevento ha invece vinto 2-0 contro l'Andria con doppietta di Sissè. Foggia ha espugnato Melfi 1-0, partita passa tra Paganese e Juve Stabia, termina 4-3 con Marruocco che para due calci di rigore. L'ultima al 92esimo, credo. Monopoli, Lupa, Castelli, Romani 2-0, il Lecce sblocca la partita contro il Martina Franca su calcio di rigore con Moscardelli, poi dilaga vincendo 3-0. Martina Franca rimaneggiato comunque, molto rimaneggiato. Cosenza, Messina 3-1, mentre chiude la tabella Ischia, Catania 2-0 con un Catania che rimane invischiato nelle zone basse. Ha mollato un po'. Vediamo la nuova classifica perché ci fa piacere vederla, io lo lascerei addirittura tutta la serata proprio alle mie spalle con questo Foggia che ci fa piacere vederlo in testa alla classifica con 40 punti, però insomma come abbiamo sentito anche in conferenza stampa, tra l'altro vi manderemo uno stralcio della conferenza stampa che ha tenuto Mister De Zerbi prima di partire per Agrigento, ci sono tre spunti interessanti che fra un po' vi proporremo e parleremo proprio di uno degli argomenti, proprio del fatto che questa classifica è davvero molto molto equilibrata, soprattutto nella parte alta della classifica. Intanto questo Acragas, Mister Bucaro, ci potevi essere tu adesso a incontrare il Foggia. No, diciamo io porto fortuna alle squadre che non andandoci. Perché anche nel girone c'è un'altra squadra che mi ha cercato tempo fa, solo che mi aveva cercato prima di giocare una partita, quindi aspettavano il risultato, e da quando mi hanno chiamato sono due partite, hanno fatto 7 vittorie, quindi è una squadra di vertice. Di che parliamo? Non la dico per correttezza, perché una squadra di vertice che sì, pensava di cambiarla, ma poi l'ha cambiato. La stessa cosa è capitata alla... è rimasto poi l'allenatore. Sì. Si sono tenuti quello. Non dirò, è perché hanno fatto poi da quando meno che hanno fatto. Però con Rigoli, l'Acragas, 3 vittorie consecutive. Sì. 3 partite, 3 vittorie. A volte è importante cambiare l'allenatore. No? Sono casi, voglio dire, l'Acragas prima di Rigoli su 8 partite aveva fatto un punto, quindi a un certo punto diventa, anche per dare una scossa, qualcosa, evidentemente la scossa c'è stata. L'effetto immediato c'è stato. Bisogna vedere. Bisogna vedere la lunga, anche se ormai è diventato un campionato, vedendo ora la classifica, dove anche l'Acragas in questo momento farebbe i play-out. Squadre che lottano per vincere, squadre che lottano per non retrocedere. Diventata completamente a due fasi. Sentiamo cosa dice De Zerbi su questa classifica, su questo campionato abbastanza livellato. Si diceva Foggia è fortunato perché le altre non accelerano. E può essere anche che la fortuna delle altre perché Foggia non ha accelerato. Avremmo dovuto avere qualche punto in più, se non ce l'abbiamo non è colpa dell'arbitro, non è colpa degli altri, non è colpa di nessuno, è colpa nostra. Ma con tutto ciò siamo primi, fallendo 2 rigori in 2 pareggi saremmo primi con 5 punti dalla seconda. Questi sono i dati, faremo un'impresa a vincere perché il nostro girone, nel nostro campionato vince solo una e 5 squadre in 3 punti stanno a differenza degli altri gironi, con una squadra come il Matera che sta andando fortissimo, con una squadra come il Catania che può vincere contro tutti, e quindi è ancora più difficile il campionato, sarà sempre sul filo dell'equilibrio il campionato,
fino alla fine. Chi avrà più attenzione, concentrazione, più equilibrio mentale potrà arrivare fino in fondo. Beh, particolarmente agguerrito, direttore, il mister, in questa conferenza stampa l'abbiamo visto bello carico. A carico al punto giusto, lui già di suo sempre, sempre carico, ma carico perché ti dispiace tante volte dover, cioè in questo momento dovremmo essere contenti e godere, non che non lo siamo assolutamente, siamo contentissimi. Tante volte leggi qualcosa e ti dispiace leggere determinate cose, anche perché è un concetto che ho espresso anche in altre occasioni, forse non so se ero qui o da qualche altra parte, ho detto quando se si sale o si va su tutti, cioè certo. Nel senso giornalisti, certo. Tutte le componenti salgono di categoria, ne beneficiano. Quindi lui sì, è molto rammaricato, come sono rammaricato anch'io e come è rammaricato anche la società, perché veramente dopo la vittoria di Murphy sembrava, leggendo qualcosa, non avendo fatto un secondo tempo dei migliori, sembrava che forse li abbiamo abituati, troppo ci siamo bene. Abituati troppo bene, e tutti sono stati abituati troppo bene. Quindi un po' di rammarico. Però sai, queste cose possono in qualche maniera destabilizzare, perché la gente che legge ovviamente poi si permette anche di stare lì a giudicare, a rompere scatole nel momento in cui qualcosa non può andare come è giusto che può succedere in qualsiasi certo. Partita. L'ho vissuta anch'io sulla mia pelle, l'ha vissuta Giovanni sulla sua pelle, perché basta poco per caricare la gente. Allora un po' più di equilibrio. Della Zaccheria ha dimostrato di accogliere con un applauso a fine gara i giocatori anche dopo, sì, quello indubbiamente. Dopo pareggi strani o addirittura sconfitte come quella del ma qualche mugugno c'è sempre, fa parte del gioco, quello ci sarà sempre, è difficile eliminarlo. Però i mugugni partono sempre da ciò che parte sempre da chi alimenta questi mugugni, c'è una parte di stampa che c'ha equilibrio. Qualcun altro secondo me non ce l'ha, non penso che De Zerbi possa sbottare in questo momento, sicuramente come lui, come ho sbottato io in un'intervista che ho fatto, in una trasmissione, vuol dire che un po' di rammarico ce l'hai, invece dovresti essere contento che sei lì, sei primo in classifica, però penso che fa sempre bene. Io distinguerei intanto due tipi di mugugno, cioè il mugugno del tifoso che ama talmente tanto, parlo dei tifosi, talmente tanto la propria squadra che la vorrebbe vedere sempre pimpando e al massimo. E il mugugno poi del gufo, che quelli ci stanno sempre, è un animale, anche se in via di estinzione, però c'è sempre. Quelli ti caricano sempre di più. C'è sempre. Siamo sempre sul pezzo, cioè in questa maniera siamo sempre lì. Quindi poi a me piacerebbe che si distinguesse la stampa dall'opinionista che non è giornalista, perché poi qui dobbiamo fare anche bisogna fare una tipo, distinzione, ma purtroppo in mezzo a voi c'è anche chi non, sì, non perché sui chi è giornalista social... e non voglio dire quello che ho detto ieri che mi sono lasciato andare. No, non lo ripeto oggi perché i giornali non è neanche bello dirlo, però ormai scrivono tutti. Diciamo che sui social ormai c'è libertà di espressione, di opinione, ma non tutti sono giornalisti. Sì, perché, sì. Insomma, il bello dei social è questo, che dà la possibilità a tutti di parlare, però poi c'è il rovescio della medaglia che parlando tutti, i pro e i contro in parlano anche persone magari meno competenti o che non sono completamente tranquilli e sereni nell'esprimere la propria opinione. Posso dire la mia? Sì. Allora, brevemente, come direbbe Giuscarti. Siccome oggi abbiamo perso gran parte della nostra conferenza, parlare di queste entità che guastano l'ambiente nostro, comunque guastano l'ambiente Foggia, perché saranno i giornalisti, a parte il fatto che poi una diversità di opinioni ci può stare, certo, ed è legittima fin quanto si basa su un, perché poi andare solo a riferire quello che dice il mister o quello che dice il direttore sportivo non è neanche un compito come si dice, esaltante, no? Un minimo di critica al giornalismo bisogna darlo. Poi dare tanta importanza a chi parla contro, secondo me, alimenta molto di più. C'è stato un episodio che è riguardato noi due. In una trasmissione, dopo la partita di Benevento, io mi permisi di dire, sbagliando, che il Foggia giocava a palla fatù.
non so se tu ricordi, poi tu ci siamo chiariti, io ho esagerato nella cosa. Bene, per la strada venivo fermato e fatto scusate se mi esprimo in questa maniera, perché esiste questo personaggio che va contro, che gode della stima della gente per strada, perché ha parlato contro. Quando le cose vanno male, però. Quando le cose vanno male. Che poi si ribalta allora, se le cose vanno bene. Dire che sono una persona, scusa se mi permetto di dire, che dicendo quello che pensa, e in questo campionato ho sempre pensato bene della squadra, gode esattamente della stessa stima che godono i gufi. Io nella mia vita gufo solo contro la Juventus, quindi questa è la tua ultima puntata qui a Zapporto, diciamo subito. No, ma non ci riesco, non sono neanche bravo a fare. Per cui per dire, come se sei così, lanciare, e gufi così la Juventus, esatto, stai qua sempre. No, voglio lanciare questo messaggio. Il gufo in sé per sé porta bene, cioè sì, a me sì, la Civetta, porta bene. Allora bene. Dico, alla fine, io non sono Scaramanzi. Voglio anche lanciare un messaggio a chi parla sempre contro per il gusto di parlare contro e per avere le pacche delle spalle. Io ne ho molto di più senza aver dovuto fare mai il rema contro, perché tu dicevi che stamattina si è dedicato troppo tempo a questo argomento. Io non ne vorrei dedicare altro in questa trasmissione, perché io resto l'idea che ognuno è libero di esprimere il proprio parere, si assume le responsabilità di quello che dice, punto e basta. L'importante è che venga fatto sempre nella massima correttezza di chi la pensa in maniera contraria e soprattutto senza offendere e senza dire niente di sconcio. Detto questo, ritorniamo invece alle cose nostre. Abbiamo parlato di questo campionato, Beppe lo diceva, Mister De Zerbi, eccessivamente livellato, ma i motivi secondo te, insomma, dopo tante partite, forse che un'idea ce la siamo fatta dopo 21 partite, no? Ma un grande equilibrio, forse perché ci sono più squadre di un certo spessore e anche squadre che stanno sotto, che comunque non sono così scadenti e comunque danno filo da torcere, sì. Cioè, rispetto all'anno scorso c'è molto molto più equilibrio e quindi questo porterà secondo me fino alla fine a giocartela sul filo veramente di filo di lano, comunque sul filo della soia, cioè nel senso che si combatterà fino alla fine, tranne se poi non riesce ad inanellare, anche perché ci saranno degli scontri diretti, certo. Non riesce ad inanellare una serie di risultati utili che ti portano a staccarti, però io penso che se per tre quarti di campionato è stato, o comunque metà campionato, si è avuto questo ritmo, penso che lo si porterà fino alla fine. Poi se nelle prossime gare, prossime 4-5, qualcosa dovesse cambiare, sicuramente vuol dire che qualcuna ha messo la freccia e quindi ha svoltato. Giovanni Bucaro, questo può essere davvero uno di quei campionati che anche un punto di differenza potrebbe essere vitale per questo, per l'equilibrio che c'è? Per la classifica che c'è in questo momento, sì, diciamo, per chi è estraneo alle vicende, nel senso non è tifoso, non lavora con una di queste squadre, è un campionato bellissimo anche rispetto a quelli degli anni passati, dove una o due squadre prendevano il largo e il campionato era un po' un campionato a sé. Quest'anno è bello, quindi un punto, un pareggio, una vittoria fatta anche non meritata, diciamo tra virgolette, può fare. Ma questo stato di cose, e te che l'hai vissuto da giocatore ma anche da allenatore, può arrecare psicologicamente anche un peso ai giocatori protagonisti di queste squadre che sono lì veramente a lottare per un punto di differenza? No, è normale che una pressione, un carico di responsabilità, diciamo che la pressione potrebbe influire di più, perché anche i giocatori, diciamo, fanno i loro calcoli, quindi dice siamo tutti là nel giro di tre punti, ci siamo quattro squadre, quindi non possiamo sbagliare nessuna partita, fanno questi calcoli, la pressione c'è, però bisogna essere forti e superarla questa pressione, perché se pensi sempre alle troppe pressioni e se non vinco e se pareggio non fai più risultati. Sì. Pietro Favorito, tu da tifoso, Doc, lo segui da lontano. Parlo da tifoso, il Foggia. Seguo il Foggia da Parma. Per cui... Secondo te è meglio inseguire o essere inseguiti? Cioè lo stato d'animo qual è meglio? È meglio inseguire, secondo me. Anche... Cioè quindi era meglio stare al secondo posto? Diciamo adesso è bello stare al primo, però
quando stai davanti senti il fiato sul collo e magari c'è un po' più di nervosismo, però sono fiducioso. Tu hai festeggiato in modo particolare questa vetta della classifica dopo il risultato negativo? No, per il momento sei tranquillo. Sì, sono tranquillo. Non ti vuoi esaltare eccessivamente? Ma io sono aspettiamo. Lo dissi già quando venni l'altra volta, sì. Poco prima che incontrassimo la casettata. Anche perché poi... voglio dire, questo libro illustrato che io voglio mostrare ancora una volta, il secondo numero uscirà forse ad aprile, a fine aprile, e io con chi sarò? Con Pizzul? Sì, abbiamo due guest star eccezionali sul nuovo libro di Dare, che tu abbia portato qualche grafica così la possiamo mostrare. Questo è il libro che ho in mano in questo momento, quindi non è adesso dalla regia, invece ci manderanno. Dovrebbe esserci la copertina con Bruno Pizzul e Carolina Morace, che sono le guest star del prossimo numero. Questo lo ricordiamo, è stato presentato anche ufficialmente alla presenza di tutto lo staff rossonero. Vediamo un po' che cos'è qui. Ah, ecco, questo è il mio disegno, somiglio molto, devo dire. La cartellina Zafò. Quindi anche Zafò finisce in questo libro illustrato. Anche ricordiamo la pochettina, tutto, nei pizzini, pure tutti i particolari. Bravo, ricordiamo il disegnatore. Senza gravata, sono di Domenico Nagliero, che è stato al mio fianco anche nell'avventura di Lady Mafia e poi in questa... Lady Mafia, lo ricordiamo, un grande successo editoriale che ha anticipato poi questo, che tu hai voluto fortemente perché sei proprio grande tifoso del Foggia. Quindi portare il Foggia, e credo sia uno dei pochi casi di squadre che c'è. Avevi la varicella, non lo so, in quel periodo. Perché? Che visto? C'erano dei puntini sulla faccia. Uno, questo qui. No, più puntini. Niente. Stavo bene, almeno sto ancora bene. Mi auguro di stare ancora meglio. Non posso fare gesti se non metto la cartellina. Questa è la copertina del secondo numero. C'è Pizzul, Carolina Morace, che era già presente nel primo libro. E noi ricordiamo che la vedremo con il Parma, perché anche il Parma rientra in questo progetto. C'è un'altra squadra. Poi sono stato la settimana scorsa alla FIGC e faremo qualcosa anche con la nazionale italiana di calcio, Elfio. Occasione degli europei? Sì, diciamo sì. Faremo qualcosa con loro. Attento a Conte, perché Conte morde, quindi bisogna stare un po' attenti. E vogliamo ricordare, tra l'altro, questo primo libro, non vorremmo dirlo, ma ha portato bene, non ha più perso il Foggia quando la presentazione, vero direttore? Insieme qui quando l'hai presentato. Ecco! Era la stessa formazione, proprio. Ah, bene, formazione vigente, non si cambia. Adesso... Per fortuna ha portato bene. Lancerei un altro messaggio, anche io, non so se puoi segnare sul cartello, Amma Vengi in casa, mo. Ah, ecco, sì. Perché sono tre partite, l'altra volta Amma segnato. Mo Alast, scriviamo proprio, Mo Alast. Amma Vengi in casa. Dobbiamo vincere in casa. E allora, abbiamo parlato di questa 21ª giornata, io direi di vederci anche tutti i gol. Cambio della guardia in vetta al girone C di Lega Pro dopo la 21ª giornata. La casertana perde 2-1 a Matera e perde il primato. Al 38esimo Mancosu elude i Falchetti, ma il Bue firma rimonta e sorpasso con Infantino su rigore al 47esimo del primo tempo e Tomi al 48esimo. Il Foggia vince 1-0 a Melfi e si prende il primo posto. Decisivo Agnelli al 18esimo. Affianca la casertana in seconda piazza il Benevento, che supera 2-0 la Fidelisandria. Grande protagonista è Sissé, autore di una doppietta, con le reti all'ottavo e al 74esimo. Un punto indietro c'è il Lecce, che fa suo 3-0 il derby col Martina Franca. Al 39esimo apre Moscardelli. Poi Dumbia al 64esimo. E Beduschi al 77esimo arrotondano il risultato. Tiene il passo il Cosenza, vittorioso 3-1 sul Messina. Nel primo tempo botta e risposta tra Arrigoni al 14esimo e Burzigotti al 29esimo. Nella ripresa i calabresi prendono il largo con Blondetta al 62esimo e Lamantia al 68esimo. Terza vittoria consecutiva per la Paganese, 4-3 nel derby con la Juve Stabia. Doppio vantaggio azzurro stellato con Guerri al quarto e Cunzi al settimo. Al 22esimo Nicastro accorcia le distanze.
ma Caccavallo al 23esimo e ancora Kunsi al 43esimo esaltano i tifosi di casa. Nella ripresa Nicastro al 72esimo e Del Sante all'89esimo provano a riaprire il match, ma, complice anche la grande giornata di Marruoco che para due calci di rigore, la rimonta non si concretizza. Nella zona calda è importante successo del Monopoli, 2-0 alla Lupa Castelli Romani, grazie alle reti di Gambino al 12esimo e Rosafio al 22esimo. Bene anche l'Agragas, che trova la terza vittoria consecutiva, superando 1-0 il Catanzaro con un gol di Di Grazia al 68esimo. Torna la vittoria l'Ischia, che supera 2-0 il Catania, un gol per tempo, Moracci al 28esimo e Canute al 65esimo. E allora, dicevamo che il Foggia adesso deve riprendere a vincere in casa. Vediamo come titola il nostro Corriere di Zafò. Vediamo il direttore Francesco Ricci come ha pensato di ecco, perché. Più Corsaro, meno Casalingo. Vediamo un De Zerbi in doppia. Per fortuna è in Sicilia Roberto De Zerbi in questo momento, quindi probabilmente non ci sta vedendo, a meno che non è sintonizzato, o meglio, non è sul sito miticochannel.com. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da lontano grazie al sito www.miticochannel.com che ci dà la possibilità di arrivare laddove i tifosi del Foggia non possono ricevere sul televisore il segnale di Teledown, vale a dire fuori dalla Puglia. Allora, più Corsaro meno Casalingo, vediamo De Zerbi doppia veste da Corsaro e poi anche da Casalingo, adesso non sappiamo lui come si muova tra le mura domestiche, direttore. Vabbè, però ci sappia fare. Adesso però bisogna riorganizzarsi alle mura dello Zaccheria, perché adesso quello che manca al Foggia è tornare a prendere i tre punti allo Zaccheria. E allora ne parleremo subito dopo il prossimo break pubblicitario. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Revisioni non è solo un professionale centro revisioni veicoli, motoveicoli e ciclomotori, ma anche un'attrezzatissima officina specializzata nel montaggio di impianti a gas e GPL, di block shaft e block system, di ganci traino, nonché officina autorizzata Arval. Sud Revisioni è anche specializzato nella vendita e montaggio di pneumatici e carrelli. Sud Revisioni al tuo servizio anche per la ricarica di aria condizionata e il disbrigo di pratiche auto e passaggi di proprietà. Tutto questo in un nome solo, Sud Revisioni SRL a Foggia in Corso del Mezzogiorno, seconda traversa. Louis Marc Café Lunch Bar. Cordialità, simpatia e qualità del servizio. Louis Marc Café per festeggiare i vostri piccoli e grandi eventi nei suoi ampi locali e la vasta area all'aperto riscaldata nel periodo invernale. Louis Marc Café è anche locale Mediaset. Louis Marc Café ha la pagina ufficiale Facebook. Louis Marc Café non è una scelta qualsiasi. Louis Marc Café è il posto giusto. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in Via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate da Dario, è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1,
via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Eccoci qua, siamo pronti di nuovo in diretta, mancano 8 minuti alle ore 22, Anna Pia è tornata più bella ed elegante che mai, già elegante anche con la maglietta rossonera devo dire, adesso lo sei ancora di più. Facciamo velocemente la tua conoscenza prima di parlare della partita Melfi-Foggia, tu sei di? Di Cerignola. Cerignola. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Cerignola, studi immagino. Perché lo fai con questa faccia triste? Studia, uno deve studiare, che puoi fare? Sei iscritta a questo concorso perché mi pare ti abbia proprio puntato direttamente il direttore artistico Matteo Bonfitto, vero? In un concorso che si è tenuto proprio a Cerignola, vero? L'estate scorsa. Sì. Quindi non è il primo concorso di bellezza a cui partecipi. Che cosa ti attira del mondo dei concorsi di bellezza? Ti piace sfilare, sì, ti piace fare la fotomodella, sfilare. Ti piace il mondo dello spettacolo, sì. Che cosa? Un po' tutto. Un po' tutto. Quindi non era il tuo primo book fotografico, quello che stiamo vedendo adesso, dalla regia ci stanno mandando, ne hai già fatti altri? Sì, già fatti altri. Ti sei trovato a tuo agio? Sì, tanto. Dimmi due parole in più rispetto al sì, va bene, così da casa ti conosco un po' me. Vuoi recitare una poesia? No. No. Vuoi cantare una canzone? No. Che cosa posso fare per farti parlare di più? Un argomento a scelta, come a scuola quando si fanno le interrogazioni. Di che vuoi parlare? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Di che cosa ti occupi oltre che studiare? No, di niente. Niente, no? Niente. Studio, casa, studio. Va bene, vuoi aggiungere qualcos'altro? Ecco le foto, questa dove l'avete fatta? Al Miraggio, credo. Sì. Vedi, dico tutto io, quindi non ci resta proprio che... Va bene. Allora, se poi vuoi aggiungere qualcosa, vuoi meditare su quello da dire, stai qua al mio fianco e di pure tutto quello che ti pare di dire. Salutiamo intanto il direttore artistico Matteo Bonfitto. Allora, c'è un'altra prima pagina che ci introduce questo argomento dedicato al Foggia, che è la Gazzetta di Zafò. Perché? Bello a metà. Come vedete c'è una metà foto colorata, l'altra metà in bianco e nero, perché il Foggia duple phase a Melfi, in effetti, è stato bello per 30-35 minuti, poi ha avuto un po' un calo e in effetti lo stesso De Zerbi lo ha ammesso, anche perché una delle poche volte in cui pensa soprattutto a non prenderle impiegando un altro difensore aggiuntivo. Ma sentiamo dalla sua voce che cosa ci ha detto stamattina in conferenza stampa De Zerbi. Non siamo una squadra nata, costruita, allenata, mentalizzata e focalizzata solo sul gioco. Senza gioco noi non andiamo da nessuna parte. E quando non si può giocare, cosa facciamo? Lasciamo le chiavi, andiamo via, facciamo la doccia? No, ci mettiamo in passamontagna e andiamo a fare quello che le altre squadre, che spendono come noi, che... hanno investito come noi, fanno sempre. Se non giochiamo può esserci un perché, il campo, il fatto che magari la squadra psicologicamente si porti nello spogliatoio un grandissimo primo tempo dove doveva finire 3-0, magari ci viene un po' la paura di dire è un'altra domenica che sbagliamo i gol e che finisce in pareggio. Lo sapete cosa passa nella testa dei giocatori? Lo sapete perché metto il quinto difensore
a mezz'ora dalla fine, quante volte l'avete visto fare in 59 partite? Mai. E allora c'è un motivo. Perché? Perché in quel momento vedevo la squadra che non era fluida, non era libera di testa, e se avessimo subito 1-1 non avremmo più, mai più, in quella partita fatto il 2-1. A differenza del Benevento, il quinto difensore, col Benevento non l'ho messo perché davamo sempre l'idea di avere il pallino in mano fino al rigore. E tra l'altro ha aggiunto a fine gara, se avesse potuto mettere anche il secondo portiere contemporaneamente l'avrebbe messo. Però Beppe, questo l'ho detto anche stamattina in conferenza stampa, è un esame di maturità importante per tutta la squadra, ma del mister compreso, perché voglio ricordare proprio l'anno scorso a gennaio a Melfi, quando si tentò a tutti i costi di vincere una partita già difficile di per sé e si perse. Mentre ieri, cioè sabato, si è avuto la maturità anche di guardare in faccia la realtà e cercare di portare a casa il punteggio pieno. Sì, la maturità di quest'anno è evidente, nel senso la crescita, anche vabbè, i giocatori che sono entrati nel contesto della squadra sono anche giocatori con un'esperienza diversa, però rispetto all'anno scorso effettivamente è vero, partite come l'anno scorso, vedi Melfi, vedi Martina, le perdevi, sì. Quest'anno invece stai portando a casa i punti e questo è di buon auspicio, allo stesso tempo ti fa capire, ecco come l'ha giustificato l'entrata di un difensore, perché in quel momento vedeva la squadra in difficoltà, che poteva essere una difficoltà psicologica, una difficoltà fisica, ma non c'era un qualcosa che non andava, e a quel punto, memore anche della partita precedente pareggiata attraverso quel rigore contro il Benevento, ha pensato bene di modificare, di portare a casa i tre punti in quella maniera, anche se abbiamo giocato in maniera diversa. È stata una partita diversa, come ci può stare, certo. una partita dove effettivamente si è sofferto e non si è mai sofferto in quella maniera, anche perché da parte del Melfi ci doveva essere una reazione, c'è stata, non avevo nulla da perdere, tutto da guadagnare, però poi alla fin fine tiri in porta veri e propri non ne abbiamo subiti. Abbiamo subito, però alla fine io penso che la squadra esca fuori da questa ne esca fuori anche a livello psicologico in maniera positiva, perché caspita, sappiamo anche soffrire. Forse lui, mi sa che oggi nelle dichiarazioni ha fatto un esempio anche del, faceva riferimento al Barcellona contro il Levante, dove sì, c'è un'intervista del difensore, se non mi sbaglio, di Mascherano, dice, stiamo crescendo anche da questo punto di vista, perché non c'è solo il bel gioco, ci sono i momenti dove bisogna anche sapersi difendere bene, è quello che è accaduto. Quello vantaggi. Che è accaduto è saper amministrare bene i soprattutto risultati. Soprattutto quando hai la fortuna di passare fine, in vantaggio. E da qui alla fine ci saranno partite dove non potrai solo offrire un bel gioco, ma dovrai anche soffrire. Certo. Alberto, tu che idea ti sei fatto del secondo tempo del Foggia? Forse ancora una volta dopo essere passato in vantaggio, il braccino, come si chiama, il braccino del tennista, quello, come lo possiamo definire, la paura di vincere, non lo so, scatta un qualcosa che frena un po' la squadra. Quello che ha detto il mister è giusto, cioè alla fine del primo tempo nello spogliatoio ti rendi conto che è una partita che puoi vincere facilmente, però ricordi quello che è successo. La mia preoccupazione, che è mia, che non faccio l'allenatore, quindi capisco poco di calcio, e che questa squadra non sia capace poi a fare questo gioco del secondo tempo, il gioco sparagnino, perché come lo ha detto De Zerbi, glielo ho chiesto anche oggi in conferenza, sì, non è abituata, il risultato non è. Passa sempre per il gioco, quindi quando io non voglio fare il gioco, quando devo portare, dove spesso lui dice, la palla sul viale Ofanto perché devo finire la partita, va un po' in contrasto con quello che è la sua legittima voglia di far gioco. D'altra parte, siccome noi dobbiamo essere sempre equilibrati, dobbiamo dire che se magari con il Benevento negli ultimi 10 minuti avessimo fatto questo, forse oggi avremmo 2 punti di De Zerbi più. Però De Zerbi ha detto, siccome in quel momento stavamo controllando diversamente, diciamo la gara, che certo.
ci stanno tutte e due le cose, però resta il fatto che la mia preoccupazione è legata a che questa squadra, quando si deve chiudere anche col difensore in più, lasciando il pallino agli altri, non è capace di interrompere il gioco altrui. Cioè il Foggia va bene perché fa il gioco, però a rompere gli equilibri di gioco dell'altra squadra non abbiamo mai avuto questa capacità, perché non ne abbiamo mai avuto la necessità. Anche detto il Melfi prestava molto alto, Sì, la squadra tra l'altro molto giovane, anche messa bene fisicamente, molto veloce. Una situazione simile l'abbiamo vissuta anche ad Agrigento. Ad Agrigento, sì. Sì. Attraverso il sacrificio, anche un pizzico di fortuna, perché sei tu che ti porti la fortuna dalla tua parte. Sicuramente c'è stata è portata a casa i tre punti, ci hai creduto fino alla fine, perché il gol l'abbiamo fatto alla fine. Sì. Quindi devi far leva anche su questi. Io dico che secondo me non dobbiamo, ecco, in questo momento particolare del campionato, non perché siamo primi, perché io sono il primo a dire adesso andiamo e saremo secondi, saremo terzi. L'importante è essere primo, si gioca tutto su un punto, quindi ci sarà anche che scendiamo. Ci auguriamo di no, ma dobbiamo essere capaci anche di assorbire questa cosa, perché se non stiamo esultando per il primo posto, figuriamoci se poi facciamo un se inciampiamo e passiamo secondi. Non è successo assolutamente niente, però attenzione, quando facciamo l'equilibrio, il primo gol, fin quando riusciamo, perché poi il campo di gioco, scusami se dico questo, del secondo tempo è lo stesso del primo tempo, quindi voglio dire, forse è la mentalità, la paura di non farcela che ha fatto modificare il gioco di De Zerbi, perché nel primo tempo abbiamo visto la solita squadra. Io ho visto il video del gol di Agnelli, partito da, l'ho visto sulla rete, molto lungo, è stata un'azione che è proprio il tipico gioco di De Zerbi. Quindi quel gioco l'abbiamo fatto il primo tempo, ecco, c'è stata una metamorfosi che secondo me è nata proprio nello spogliatoio, perché poi è cambiato proprio dal primo minuto. Beh, l'allenatore mister percepisce quando la sua squadra magari sta un po' in difficoltà. Lui ha spiegato benissimo la situazione. Cioè, nel momento in cui ha visto che la squadra non riusciva più a andare, cioè era inutile anche tenere un attaccante in più se io non riesco più a andare. Metti il difensore, porti il risultato a casa. Ma poi un altro aspetto importante e sapesse adeguare anche alla situazione ambientale del terreno di gioco, no? Il secondo tempo la squadra è entrata, però ci sono, possono essere tanti motivi, non era il Foggia del primo tempo, come ha spiegato, l'ha spiegato benissimo, ha fatto un'analisi perfetta in conferenza stampa. Nel momento in cui io vedo che non riesco ad andare e mi sto difendendo anche perché l'avversario sta giocando il tutto per tutto, perché oramai la partita è increnata verso il risultato, se non riesco più a andare, tanto vale metto un difensore più e mantengo il risultato. Senza vergognarsi assolutamente, lo fanno anche le grosse. Secondo me è stata una partita molto simile rispetto a quella di Catanzaro, in un certo senso, perché anche lì il Catanzaro stava spingendo, stava attaccando. La differenza che c'è stata con la partita di Catanzaro è che a Catanzaro il Foggia poi è riuscito, hai avuto la forza con le ripartenze, a trovare il secondo e il terzo gol. Questa è stata, secondo me, la differenza. Vediamo intanto, volevo riproporre il sondaggio, volevo ascoltare un po' l'opinione dei nostri ospiti sul tema che abbiamo lanciato. Sì, abbiamo chiesto perché il Foggia in questo periodo sta raccogliendo più punti fuori casa che in casa, e non è cambiato rispetto a prima. Le opzioni sono: è casuale, oppure alcuni calciatori subiscono le pressioni dello Zaccheria, segue metamorfosi della squadra ora più adatta al gioco in trasferta, oppure più facile battere fuori casa squadre di bassa classifica. Pietro Favorito? La terza. Cioè? La metamorfosi della squadra. È una ora più adatta al gioco in trasferta. È una squadra che gioca meglio fuori casa. Tra l'altro sta cominciando anche a sfruttare il gioco di rimessa, che probabilmente era un gioco che prima sfruttava meno, no direttore? Cioè, avendo forse anche gli uomini più adatti, da come da come la partita viene impostata, da come si però prima aveva un po' di difficoltà in più il Foggia a ripartire, anche perché cercando sempre magari il fraseggio. Precedentemente tutte le squadre ti aspettavano, poi nel momento in cui tu fai gol la squadra ospite, cioè la squadra che comunque ti affronta, è portata ad attaccarti e lascia comunque degli spazi dietro, ti lascia degli spazi, e quegli spazi tu cerchi di sfruttare, soprattutto fuori casa, ripartendo. Certo. La tua opzione preferita? Nessuna. Come, allora, qual è altro? E che cos'è l'altro?
No, ma sono, possono essere, vabbè, tante io ho scritto di quelle... casuale, sì, c'è un'opzione può... dice casuale che in questo momento raccoglie più fuori che in casa. Ma è, anche secondo me è un discorso casuale, perché per quello che tu hai dato, per quello che hai mostrato, le partite in casa le potevi vincere tranquillamente, certo. Come potevi anche nell'occasione della Paganese la potevi perdere, anche se di situazioni le hai avute, cioè se andiamo a vedere le situazioni create fuori casa, sei riuscito a portare a casa quello che hai creato. L'hai sfruttato e sei riuscito a portarlo a casa. Penso sì, che sia un'altra opzione casualità. È che le piccole squadre è preferibile che le incontri a casa loro. Perché in casa loro inizialmente si mettono lì dietro, poi se gli fai gol si devono aprire perché devono recuperare il risultato. Forse l'unica squadra che è stata capace di rimanere lì dietro andando sotto, sai che è stato solo il Cosenza in casa da noi, cioè preso gol stava ancora, era ancora lì dietro. Sì, si è svegliato proprio all'ultimo. Si apriranno, dice, punta, no, lì dietro. L'allenatore gli faceva stare. Sinceramente, è la prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere, però ha una sua impostazione. Tant'è vero che Cosenza è lì, quindi è un atteggiamento forse fuori casa, che assume fuori casa. Mister, la tua opzione preferita invece? È casuale. Forse anche dettato dal calendario, in questo momento ti è capitato squadre di bassa classifica fuori ed è, ti è più facile. Perché le partite in casa le poteva vincere tutte e tre, cioè senza problemi, anche meritatamente, quindi penso sia casuale. Anzi, ce la dobbiamo prendere con noi stessi. La tua chiave di lettura? Tanto casuale non è, perché poi alla fine il Foggia ha fatto le ultime quattro partite, le ha vinte, ha fatto sette gol, non ne ha subiti nemmeno uno. In casa forse ha giocato meglio e ha raccolto di meno, perché poi questo dicono i numeri. C'è casualità. Io dico che forse anche un po' di pressione, se la differenza tra dentro e fuori l'hanno fatta anche i rigori sbagliati, beh, forse un po'. Comincia a pensare che qualcuno senta l'effetto Zaccheria? No, nel senso che non è che sente la pressione psicologica, stiamo parlando con due calciatori che hanno giocato davanti a tantissimi spettatori. Non sono dei Serie A che ce n'erano non anche sono di più. Dei robot, quindi certamente se batti il rigore in trasferta non è la stessa cosa se lo batti in casa. Agli avversari dovrebbero subire di più la pressione, no? Invece il rigore lo segna l'avversario. Lo so, però voglio dire, evidentemente c'è la questione devi fare anche il gioco in casa. L'avversario non ha nulla da perdere, mentre insomma, tu hai sulle spalle. Può essere casuale che una squadra come il Foggia fuori casa poi oggi come oggi fa sette gol e non le subisce nemmeno oggi come oggi giocando poi non benissimo, cioè quello di pragmatico, magari giocasse sempre come la partita di ieri, io non so con chi ce l'avesse del zero, però dico poi alimentiamo oggi come oggi battere un rigore è come avere un macigno sulle spalle, sì, considerando cioè, si gioca sulla testa, sono stati sbagliati quattro. Quello che ha detto Favorini è meglio essere inseguiti, non lo so se è meglio essere inseguiti. Certo, un rigore quando tu in quella partita devi fare il sorpasso ha una certa importanza, se tu stai due punti sopra alla seconda forse stai anche un po' più sereno sotto. Insomma, ecco, quindi insomma, la tua opzione, Armando? Secondo me è casuale, perché rimango dell'idea che si potevano vincere tranquillamente le partite in casa. Andiamo a vedere gli episodi alla Moviola velocemente, perché abbiamo ancora altri argomenti da sviscerare. Molto velocemente, sì, alcuni richiedevano il fuorigioco di Agnelli sul tiro di Arcidiacono. Vediamo dalle immagini che al momento della partenza del tiro di Arcidiacono c'è il giocatore che rientra in maglia nera, il numero 5, che tiene invece in gioco Agnelli, sì, che poi può depositare in rete. Questo è il primo caso. Possiamo passare velocemente al secondo. Il gol annullato, pseudo annullato, sì, perché non sappiamo se ha fischiato sì, prima. Qua. Sì, sì. C'è il passaggio di Herrera per Soumaré. Qui si nota bene dalla distanza, a parte che dall'ombra, dalla distanza che c'è tra l'area di rigore. Ma in fondo a destra si vede anche l'assistente dell'arbitro che ha alzato subito la bandiera. Io ero in linea perché ero proprio lì, il guardiano era già appena ricevuto la palla, era oltre. Quindi... Sì, 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 ma era abbastanza... Anche in questo caso giusta la chiamata della terna arbitrale. Va bene, quindi non ci sono recriminazioni di sorta, anche se... Il mister ha fatto cenno a qualche episodio arbitrale che non gli è piaciuto, secondo te, nella conduzione del secondo tempo ha avuto un cambiamento l'arbitro rispetto al primo tempo? Sembrato un po' più casalingo. Sì, difatti... Però, vabbè, questo è stato un altro dei motivi per cui ha detto copriamoci, perché un campo magari
piccolino, eh? Giocava il Foggia in casa perché... sì, 1500 spettatori hanno sovrastato sicuramente gli spettatori di Melfi, che comunque salutiamo perché mettono teledown anche a Melfi. Andiamo a vedere il pagellone e il super pagellone. Anzi, per... bisogna mettere in evidenza la società, il comportamento della società, l'ospitalità. Che è stata veramente, l'ospitalità è stata esemplare, ma come sempre. Certo, certo, è vero. Pagellone in testa Agnelli 7,19, segue Lo Iacono 6,96 e Angelo 6,92, chiude il podio. E allora andiamo a fare come raffronto. Al solito il parallelo tra il pagellone di Bonfitto Gioielli e il super pagellone invece di Carni Affini. In entrambi i casi il primo in classifica alla fine del campionato riceverà un premio, un orologio dalla gioielleria Bonfitto e un cesto di prodotti alimentari del nostro territorio da parte di Carni Affini nella serata di Top Rossoneri, che si terrà come sempre, come sta accadendo negli ultimi anni, a Villa Reale, organizzato dal sito calciofoggia.it, Bonfitto Gioielli, Eurocoppe e naturalmente Teledauna. Media allora, voto di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Gazzetta del Mezzogiorno, anche qui in testa Agnelli 6,83, ben mezzo punto di vantaggio su Narciso che è al secondo posto 6,33, poi seguono tutti gli altri tra una media di 6,16 a un inferiore. E allora l'ultima fascia pubblicitaria, perché ci proiettiamo verso il prossimo match che il Foggia giocherà in casa contro il Matera, una partita importantissima, lo ricordiamo ancora una volta, la partita doveva giocarsi domenica, è stata posticipata a lunedì alle 18, noi andremo in onda regolarmente con la 23esima puntata di Zafò e poi sentiremo anche qualcosa da parte di De Zerbi su Pasquale Padalino, a fra poco. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Villa Reale Ricevimenti, con l'incantevole gazebo, gli ampi giardini arricchiti da giochi d'acqua e fantastici effetti scenici, vi aspetta a Foggia in tratturo Camporeale al chilometro 1,100. www.villarealericevimenti.it. Villa Reale, matrimoni oltre ogni immaginazione. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security, per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Se cerchi un locale accogliente e un'ottima cucina, lo hai trovato! Pizzeria Trattoria La Garbatella. La sua pizza è gustosa e leggera perché lievitata per ben 72 ore e cotta in forno a legna. I suoi piatti sono ricchi e squisiti perché cucinati all'istante. Tutti i giorni, compresa la domenica, potrai gustare un pranzo davvero completo a partire da €9,90, senza rinunciare alla qualità. Puoi organizzare feste di compleanno e piccoli ricevimenti.
Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico Quattro Porte, a Foggia. Vieni a scoprire il bello di stare a tavola. Siamo di nuovo in diretta per il rush finale e adesso sentiremo De Zerbi, ricordando che intanto la squadra è già partita alla volta di Agrigento, perché mercoledì alle ore 14 incontrerà l'Acragas in gara unica per i quarti di finale della Coppa Italia di Lega Pro. Quindi c'è prima questo impegno, poi naturalmente lunedì è previsto quello di campionato contro il Matera. Sentiamo intanto De Zerbi, la sua opinione su Pasquale Padalini. Matera è una squadra forte nei nomi e forte nel gioco. Io quando sono arrivato qua, durante l'anno, ho sempre detto che ho ricevuto in eredità una squadra allenata a un certo tipo di calcio. Sono stato anche fortunato, la fortuna degli allenatori certe volte è subentrare anche ad allenatori che la vedono e la pensano più o meno alla stessa maniera tua, e io ho avuto la fortuna di subentrare un allenatore che, avendo dei principi diversi, comunque è uno propositivo. Quindi questo non è uno sminuire il mio lavoro, ma è un dato oggettivo. Il Matera gioca a calcio, sarà una partita difficilissima, probabilmente più difficile ancora di quella che verrà la settimana dopo a Lecce. Allora, direttore, con una fava, due piccioni, ci abbiamo parlato dei due allenatori che tu hai scelto da quando svolgi questo ruolo qui a Foggia, stimatissimi immagino da te, ma stimato anche da De Zerbi, perché in effetti dice il vero quando dice di aver trovato una squadra già predisposta mentalmente a fare un determinato tipo di calcio. No, ma lui l'ha sempre detto quando è arrivato, ha sempre apprezzato il lavoro fatto dal suo predecessore, e quindi aver avuto una squadra che comunque aveva dei concetti, un concetto propositivo, quindi una squadra abituata comunque a giocare, penso che sia anche una fortuna per un allenatore, certo. Quindi un'abitudine e non dover ricominciare da zero, certo. A entrambi piace partire da dietro, no? Piace giocare, hanno sicuramente due modi di giocare diversi, perché ognuno ha la propria identità, la propria personalità, però comunque sono due propositivi, sì. E Matera, secondo me, anche con gli interventi fatti si è sistemata al meglio, e ieri l'ha dimostrato nella partita fatta con la Casertana, ma anche in tutti i risultati fatti precedentemente. Non a caso io, quando fui ospite a Rai 3, dissi quali erano le squadre, erano quelle 5 che se la giocavano, con la sorpresa Matera, perché secondo me è vero che è distaccato un po' di punti, però darà filo da torcere da qui fino alla fine. Quando lui parla di partita difficile, è vero, non sarà semplice, sarà molto difficile, però ce la giocheremo, certo. Come abbiamo sempre fatto. Certo, certo, certo. Allora io volevo aprire una parentesi veloce sul mercato che ha chiuso i battenti esattamente lunedì scorso, e volevamo vedere insieme al direttore sportivo di Bari e tutti gli altri ospiti naturalmente un giudizio sui movimenti del Foggia. Ricordiamo che oggi c'è stato anche un altro acquisto. Sì, l'arrivo di un giovane che si era aggregato già da tempo con la Beretti, poi dopodiché il mister, avendolo notato, si è unito alla prima squadra. Era con noi già da tempo, solo che stavamo aspettando i tempi tecnici per poterlo tesserare, e finalmente siamo riusciti a tesserarlo, perché era uno svincolato dal... Si tratta di Lauriola? Lauriola Alessandro, un esterno d'attacco, caratteristiche simili a Sarno, a Chiricò, un giocatore che ha già vestito la casacca del Foggia in passato, nel 2011-2012, parlo dei ragazzi, dei giovani, e poi è andato passato attraverso il Lanciano, lo Spezia, e poi è arrivato da noi, e quindi si giocherà le sue chance, è un 97. È aggregato quindi alla prima squadra e cercherà di darci una mano, come la darà anche alla Beretti quando ci sarà bisogno. Quando sarà necessario. Allora, intanto chiedo, secondo te la squadra che si è mossa meglio al mercato? Io faccio, ovviamente noi facciamo
un excursus per quanto riguarda le squadre che lottano come il Foggia per la promozione. Allora io sempre sulla carta, ovviamente. Dico sulla carta, tutte hanno cercato di lavorare dal punto di vista proprio chirurgicamente, Benevento, Foggia, intanto possiamo far scorrere le grafiche con Casertana, tutte le movimenti delle squadre. Lecce, forse il Cosenza si è mosso mettendo dentro qualcosina meno rispetto a quello che ci si aspettava, però le altre quattro, compreso il Matera, quindi si sono mosse tutte mettendo dentro dei buoni giocatori e rinforzando la squadra. Sulla Matera carta tutta l'ha riequilibrata, sulla, perché, riequilibrata anche perché Matera Letizia, non ha mai avuto un attaccante centrale, ha preso questo attaccante che poi conosco molto bene, anche perché quando facevo il procuratore ce l'avevo era un giocatore assistito. che è cresciuto nel Matera, tempo, no? Lui è di Tolve, vicino in provincia di Matera, è cresciuto nel tempo e quindi sono convinto che gli darà una grossa mano, non a caso fino ad oggi ha fatto 3 gol, gli potrà dare una grossa mano. Ma anche gli altri, dicevo, anche gli altri si sono mosse bene. La Casertana ha cambiato tanto. E Benevento anche ha messo dentro qualche altro elemento. Però a guardare il numero dei movimenti, dicevamo con Armando Borrelli, che Lecce ha cambiato quasi quanto la Casertana, soprattutto nelle cessioni, nei titolari. Si è fatto uscire un po' di giocatori. Ha fatto uscire un bel po' di giocatori, se ha fatto solamente 3 acquisti, però come la cessioni... La rosa era abbastanza ampia, quella del... Ha voluto sfoltire a meno giocatori e qualche giovane cambia in più. Cambia un po' gli equilibri il mercato di gennaio, secondo te, sul campo? Cambierà qualcosa? Può cambiare qualcosina, ma sarà sempre il campo a dover parlare. Da qui alla fine... È presto per giudicare mercato di gennaio. Perché bisogna vedere come gli elementi vanno ad unirsi nel contesto di gioco. Non è mai, cioè non è detto che fai un mercato importante perché ci sono degli equilibri interni. A volte fare un mercato importante può anche creare disequilibrio. Certo. E quindi ecco perché dico il tempo e insomma le prossime partite potranno dare dar ragione o torto a chi si è mosso. Mister Bucaro, in effetti poi forse i movimenti maggiori li fa soprattutto una squadra che cambia l'allenatore, approfitta per gennaio magari per dare elementi più adatti alla mentalità di gioco che vuole dare l'allenatore. Perché se diciamo le squadre anche che non hanno cambiato, ovviamente quelle che stanno in testa hanno cambiato pure molto, ad esempio la Casertana. Forse per la prima volta in un campionato come questo. Lo diceva prima Peppe, lo stesso Foggia, certe 4 acquisti, come hai detto, no? La Casertana ha preso tutti i giocatori di un certo spessore, una squadra che comunque già era prima. Non lo so se ora ieri consapevoli perso, del fatto che forse darsi che hanno fatto prima più confusione che mercato discreto è buono, secondo me migliore l'ha fatto il Foggia, no? Perché qui c'è Pepe, perché comunque andate a prendere i giocatori giusti. Beh, sabato c'erano tutti i nuovi acquisti, anche se Lanzaro Acciago, è entrato dopo. Lanzaro, erano in campo, significa che erano buoni, che comunque no? Da tempo però ha potuto giocare, cioè sono tutti giocatori che ha cercato di essere senza andare a intaccare neanche quello che può succedere in un gruppo quando possono arrivare tanti giocatori di un certo livello. Ricordiamo che anche dal punto di vista dello spessore anche caratteriale, oltre dal punto di vista anche tecnico, ed era importante mettere qualcosa di più che umano, direi proprio caratteriale, perché hanno preso gente di caratteriale. Umano anche, perché viene prima l'uomo. Quindi sì, gente come Lanzaro che viene, si viene a mettere in discussione, sta lì, quando gioco ci sono, quando non gioco sono lì che supporto, anche perché quando parliamo con i calciatori facciamo delle premesse, prima ti informi sulla persona, che tipo di persona. Certo, delle premesse. A livello di qualità li conosci. No, cioè, però sai che sono, quando diciamo, si parlava dell'aspetto caratteriale, questo anche il giorno della presentazione di Loiacono l'abbiamo sottolineato, il fatto del carattere forte, perché sono, che in questo momento può aiutare il gruppo, no? Sicuramente, perché Bacca è un caratteriale, Arcidiacono è un caratteriale, Chirico sicuramente è un giocatore che comunque ha fatto i suoi campionati, ha vinto i suoi campionati, quindi sì, anche che? No, dico, ci siamo accorti che Bacca è un bel caratterino. Vabbè, chiudiamo, era una battuta, non alimentiamo. È uno tosto, non è uno che si tira indietro, assolutamente. Allora, e alla fine contano queste cose. Salutiamo anche Sergio D, che è l'ultima azienda che vogliamo salutare questa sera, anche perché da Sergio D che cosa c'è?
Un abbigliamento uomo a Foggia in via Bari 9, grandi saldi, tutto al 50%. Tutto al 50%, approfittatene, i saldi. Sergio D. Questo Sergio D che cambierà quella D finale, non diciamo in cosa, perché cioè, è cominciato quando stavamo in Serie D. Vabbè, vediamo il migliore in campo, confermato. Il migliore in campo si laurea Agnelli con 7,19. Potrà consumare tutta questa settimana una prima colazione per due persone. Però quando tornano giovedì da Agrigento, un paio di colazioni per due persone. A lui Marca Fè, salutiamo Antonio Piserchia che ne è il titolare. A posto? Perfetto. Per la prima volta entra nella classifica dei migliori in campo. Sto controllando in questo momento, non sì. Non credo sia mai stato migliore in campo, almeno prima per volta quanto riguarda in campo, i voti niente. Dei nostri amici da casa sul sito calciofoggia.it. Ricordiamo che fra qualche minuto terminerà Zafò e inizierà invece Zafò 13:30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa. Potete chiamarci allo 0881 3300 35 per fare domande a me o all'ospite, forse sicuramente più all'ospite che il direttore sportivo rossonero Peppe Di Bari, ma anche per cercare di indovinare la foto del calciatore misterioso di questa settimana. L'abbiamo fatto facilissimo, proprio per darvi la possibilità, adesso la vediamo, di vincere questo CD musicale con 10 canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia. Una di queste canzoni è la nostra sigla che è ormai canticchiata da tutti quanti, che è Foggia per sempre. Nel frattempo che Gianni Martino riesca a prendersi un caffè, quindi riprendere un attimo la cosa, c'è la foto del calciatore da indovinare. Se la dobbiamo far indovinare questa settimana, altrimenti la prossima settimana. No, eccola qua. Ecco, e allora ricordiamo anche, ecco, questo è facilissimo anche perché basta guardare la fascia muscolare. Anche perché sì, hanno indovinato, anche perché credo che i nostri ospiti ci abbiano giocato. No? Lo conoscete bene. Allora, per vincere questo CD di Pino Campagna, Foggia per sempre. Ripeto, però, dopo Zafò con Zafò 13:30. Perfetto. E allora, lo posso togliere? Perfetto. Allora, ancora andiamo a ringraziare i nostri ospiti. Allora, la nostra sinistra, Armando Borrelli. A settimana prossima. Perfetto. Alberto Mangano. Oh, ce l'abbiamo fatta. E Giovanni Bucaro. Oh, grazie. Buonasera a tutti. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo lunedì prossimo, salvo i vostri impegni. Alla nostra destra Giuseppe Di Bari. Grazie direttore. Buonasera, a tra poco. Ma resta ancora con a noi. Tra poco allora. A tra poco, sì. E Pietro Favorito. Buonasera a voi, grazie. Pietro Favorito che ringraziamo ancora e ricordiamo autore di Elfio e i Satanelli, che è uscito con il primo numero, lo ricordiamo, questo libro illustrato sul Foggia, sul mondo del calcio. Sta per uscire il secondo numero, ha un nome particolare, un titolo particolare? Elfio e il castello di Bardi, sarà ambientato in Emilia Romagna, quindi il Foggia andrà a giocare in Emilia Romagna. Dove incontrerà anche il Parma. Contro il Parma. E ci sarà anche un pezzettino di Zafò, perché ci sarà anche il sottoscritto e la trasmissione Zafò inserito in questo libro. Sono finito anche su un fumetto e questo non può che farmi piacere. Grazie a Pietro Favorito. E, Alberto, non chiedere anche tu di uscire nel prossimo fumetto, perché già hai chiesto a Pino Campagna di fare una parte del suo film. Quindi sì. Adesso non cominciamo a intrufolarci dappertutto. Grazie, ci vediamo fra un po' per Zafò 13:30. Grazie Anna Pia. Su la mezzi ma. Bellissimo. Oh, beh, e allora? Chi è?
Maestro, Foggia per sempre. Oh, Foggia per sempre. Oh, per sempre Foggia nel mio cuore. Ogni volta c'è sempre una maglia da onorare. Un'emozione che si fa spazio dentro me. È una gioia rossonera in fondo al cuore. È una fede che ci fa vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore. Lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola ancora un po'. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia nel mio cuore. A domenica tenga capo il tuo pallone. Allo Zaccheria siamo tanti qui per te. Una sciarpa, una bandiera, uno striscione. È una fede che ci va a vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore. Vogliamo vincere perché questa è una squadra da rispettare. Non ti lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola ancora un po'. Abbiamo il Foggia. Maestro, chi è? Caffè. Ah, il caffè, grazie, gentilissimo, bello. Ci vuole proprio un caffè. Ma che è sta porca di candy? Che è sta cosa che hai portato? Maestro, ha detto caffè al vetro. Il vetro va agli portù. Che ci stai già fuori? Che ci stai già fuori? Che ci stai già fuori? Zafò, in collaborazione con Damiano Concessionaria Pneumatici, in via Bari chilometro 3, a Foggia. Daddario Porte Blindate, via di Salsola 28, a Foggia. Bonfitto Gioielli, via Lanza 18A, Foggia.
Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno Seconda Traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Pizzeria Trattoria La Garbatella, Vico Quattro Porte, a Foggia. Louis Mar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, Tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Zafo, 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 zafo. Buonasera, e allora siamo pronti per quest'altra appendice di Zafò, denominata Zafò 13 e 30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa, potete chiamare allo 0881 33 00 35, 13 e 30 naturalmente richiama anche il nome dello sponsor, del quale fra un po' vedremo anche lo spot. C'è già qualcuno in linea, pronto? Pronto? Sì, parola d'ordine. Dite. Parola d'ordine. Allora. La parola d'ordine. Zafò. Zafò, oh, è un piacere poi sentire una voce femminile. Come ti chiami? Rosa. Rosa, ma hai chiamato forzata dal marito o sei tifosa del Foggia? No, tifosissima del Foggia. Ah, bene, vieni allo stadio la domenica, il sabato, adesso non si può più dire la domenica. Qualche volta sì. Ah, ecco, perfetto. E allora, vuoi fare qualche domanda o vuoi indovinare il calciatore misterioso? No, no, indovino il calciatore misterioso. Ah, di chi si tratta? Di Andrea Siro. Bravissima! E allora, ma l'hai conosciuto, cioè l'hai visto in campo? Cioè nel senso che all'epoca già venivi allo Zaccheria, anche quando il Foggia era in Serie A, come insieme a Beppe Di Bari? Sì, è un vecchio giocatore. Perfetto, allora lascia i tuoi dati per poi andare a ritirare presso il supermercato La Prima, il CD musicale di... Ma almeno ti piace la canzone di Pino Campagna, sì? Ah sì, abbiamo il Foggia rosso nero. Ah, dentro il cuore, dice bella la canzone. Grazie Rosa. Ah, bella, bella questa canzone. Grazie a voi, grazie. Buona serata. Ciao, buona serata, ciao. E Allegra, ci fa piacere, a me ci fa piacere i nostri... Molto simpatici. Telespettatori quando sono allegri ci riempiono di gioia. E allora può andarlo a ritirare presso il supermercato La Prima in via Zara qui a Foggia a partire dalla prossima settimana, è il tempo di comunicare il nominativo. Intanto ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. La Prima presenta il Fast Food, ristorante self-service 13.30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport. E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13.30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via Zara 87, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre, Foggia per sempre, per sempre Foggia. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci va a vivere. Credo ci sia già un'altra telefonata allo 0881 33 00 35 di Teletauna. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Francesco da Foggia. E la parola d'ordine la passo? Zafò. Zafò. Volevo chiedere, sì. Lello, scusami. Sì. Seguo sempre l'ultimo di perché ti vedo sempre. Ma sto Zafò che significa? Perché io non riesco a capire, ah, non lo dite mai. È grave. È grave, lo so, però io seguo, ma... Tra i nuovi tifosi è l'abbreviazione di Forza Foggia. Zafò. Ah, cioè, Zafò. Forza Foggia. Ah, ecco, questo significa. Certo. Però certo. Detto secondo il dialetto crucis.
No, no, oh, no, 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 diciamo i tifosi, i giovani tifosi foggiani. Sembra un dialetto crucifisso. No, 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 que- no. No, diciamo abbrevia soprattutto adesso che tutto deve essere sintetico nei messaggi, sai, su internet o nei messaggini che si fanno al telefonino. Ho capito. Vuoi approfittare bene per fare qualche domanda o era solo sì, questo? Sì, no, voglio fare la domanda al direttore. Pari, che è sì, brevissimo, insomma. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, sono Francesco. Senti, io una cosa volevo sapere da, da te, perché sei stato veramente un grande calciatore, cioè, ma il signor De Zerbi lo, lo stimo moltissimo, ma qualche volta il 4-4-2 non lo usa mai. Per esempio, per farmi capire, contro il Benevento, all'inizio di partita, Autier ha cambiato un po' le carte, e ha giocato con tre terzini, difensori, cinque centrocampisti e due punte. Poteva giocare 4-4-2 per tamponare un po' la, diciamo anche queste, per questa tattica di Autieri? Grazie Francesco, adesso sì, ti risponde. Grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Ciao Zaffo. Buonasera. Ciao. Ma riguardo al discorso dei moduli, conta relativamente, perché o 4-3-3 o 4-4-2, penso che nel momento in cui abbiamo subito il gol eravamo schierati, quindi il gol, parlo del rigore, del rigore, rigore o presunto tale, eravamo schierati, quindi dire mettere il difensore, mettere il centrocampista in più, lascia il tempo che trova, sta di fatto che in quel frangente abbiamo subito il rigore. Beh, molti forse anche in maniera superficiale forse non hanno ben chiaro che in alcune partite l'ha cambiato il modulo, sì, sì, ecco, sì, la Casertana assolutamente non si sta a far numeri, però sì, sì, si è visto uno schieramento diverso e ha avuto i suoi frutti perché poi ha colto anche impreparato gli avversari, perché certo, in questo mister De Zerbi è uno stratega, insomma. Se non so se ci sono altre telefonate allo 0881 33 0035, intanto volevo togliermi una curiosità: se dico qual è il colpo di mercato che avresti voluto fare a gennaio e non hai fatto, posso dire Antenucci, è troppo facile? Ma Antenucci o Sansovini forse ancora di più. Antenucci e Sansovini sono stati i due giocatori che abbiamo cercato, ma che sapevamo in anticipo che sarebbe stato difficile portarli a casa, senza farsa ipocrisia. Quindi c'è chi dice che forse Sansovini vi ha fatto perdere troppo tempo nel non darvi subito no, una risposta. Sansovini era uno di quei calciatori insieme ad altri monitorati che poteva arrivare e poi non è arrivato, ma dietro a Sansovini c'erano già altri giocatori che venivano seguiti, ma dovevano essere calciatori che ti dovevano in qualche maniera rompere darti un qualcosa in più, però alla fine sono contento di aver preso Arcidiacono, perché è un giocatore che veramente ci potrà dare una grossa mano e va a rinforzare un reparto dove effettivamente la punta centrale, noi le punte centrali sono tutte punte di movimento, quindi non, l'ha dimostrato. Lo ricordiamo, Sarno, quando ha giocato Sarno, quando ha giocato anche Mazzi, nel precampionato prima del ritorno di Iemmello, il certo, Foggia ha vinto a Bari. Iemmello può giocare d'esterno, quindi questa è una squadra che ti fa capire che non gioca con le punte statiche, ma sono tutti giocatori, i giocatori che giocano davanti sono tutti di movimento. Poi va ricordato che Antenucci si è atteso l'ultimo momento perché era diciamo quasi una missione impossibile, e non perché si è perso tempo con Sansovini, ma perché solo nell'ultimo giorno di mercato si poteva solo si lì poteva chiudere, riuscire a trovare un anche se poi il Leeds effettivamente alla fine se l'è tenuto e non l'avrebbe fatto uscire considerando anche l'ingaggio elevato che aveva. Ultima telefonata. E dimenticavo sì, anche l'infortunio di un attaccante del Leeds. Del Leeds, che ha rovinato un po' i piani. Pronto? Pronto Zaffo. Oh, mi piace quando siete spontanei nel dar la parola d'ordine. Allora, con chi parliamo? Sono Luciano, chiamo da Bari. Ah, ciao Luciano, da Bari, ma di Foggia. Di Foggia, tifosissimo del Foggia. Perfetto, perfetto. Una domanda al direttore sportivo. Sì. Buonasera. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Apprezzo molto il lavoro che fai. Ti volevo chiedere grazie, se per caso è stato mai nelle tue idee quello di prendere Caturano, come l'ha preso il Lecce, che se non sbaglio è stato capocannoniere l'anno scorso col Melfi e che mi sembra
sia un centravanti che forse poteva fare anche al caso nostro. Grazie, grazie per la tua telefonata. Ciao, è stato capocannoniere sì, con sì, il Melfi. Caturano è un giocatore da noi stimato. E, sicuramente sono state fatte delle scelte diverse o comunque si è pensato a qualche giocatore con caratteristiche diverse. Però lui anche l'anno però scorso ha preso il Bari quest'estate. Sì, 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 sì. Un giocatore che di Serie B. Un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, che il Bari ha avuto la possibilità di portarlo dalla sua parte e poi di girarlo, perché inizialmente era andato ad Ascoli e poi sì, l'ha preso il Lecce. Un giocatore interessante, un giocatore che non abbiamo preso in considerazione in questo campionato, ma che comunque era uno di quelli monitorati. Beh, un calciatore in effetti che c'è, abbiamo un'altra telefonata, ma l'ultima però, sì, perché siamo in forte ritardo. Pronto? Pronto? Ha chiuso. Perfetto, allora chiudiamo anche noi perché siamo andati oltre i limiti. Io ringrazio doppiamente il direttore sportivo Peppe Di Bari, sempre molto disponibile. Grazie per essere voi stato nelle due trasmissioni, Zafò e Zafò 13:30. Ti auguriamo buon lavoro, sperando di rivederci presto per parlare. Vabbè, non dico altro. Buona serata a tutti, buona settimana e Zafò. Buonasera a voi. Zafò, 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 Zafò. La prima presenta il Fast Food, ristorante self-service 13:30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport. E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13:30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via Zara 87, presso il supermercato La Prima. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia. Foggia per sempre, il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci fa vivere.